Il sindaco Alessandro Tambellini ha inaugurato la 16ª edizione di Murabilia, la mostra mercato di giardinaggio sulle mura urbane di Lucca. Ben 247 gli espositori che fino a domenica prossima saranno presenti tra i baluardi San Regolo e della Libertà. 7 i giardini progettati da architetti paesaggisti che si contenderanno un premio finale che verrà assegnato proprio domenica. Ma cosa troveranno i visitatori? Troveranno tantissimi appuntamenti culturali, mostre, incontri. Murabilia si distingue come una delle massime manifestazioni a livello culturale per il giardinaggio. Troveranno tanti esperti inglesi, mostre per esempio di cose locali come vitigni della Garfagnana, che sono vitigni autoctoni, cioè non esistono parentele genetiche con altri vitigni europei, quindi sono proprio una caratteristica proprio del posto. Troveranno una pomologica immensa, la mostra di orchidee e veramente tanti anche piccoli laboratori anche con gli espositori, diciamo, per imparare a seminare le piante. Troveranno un mercatino scambio di semi, quindi l'offerta è veramente ricca. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione, il biologo americano Joseph Simcox, cacciatore di erbe e piante selvagge oggi dimenticate, ma che secoli fa erano il sostentamento di molte popolazioni e che potrebbero essere la soluzione per il problema della fame nel mondo. Perché mille di anni fa c'erano umani in quasi tutte le parti del mondo e poco a poco abbiamo perso la sapienza di quello che era mangiabile, fino a che adesso mangiamo i fagioli, riso e un poco di arancini e così così, e abbiamo perduto una grande selezione che va a essere il cibo del futuro. Insieme a Simcox c'è il maestro giardiniere televisivo Carlo Pagani. Anche lui lotta per la riscoperta dei cibi e dei gusti antichi, spesso tagliati fuori dal mercato alimentare. Purtroppo, la grande distribuzione ha eliminato questi frutti perché magari non reggono la frigoconservazione, perché magari non reggono il trasporto, perché magari maturano lentamente, e invece la corsa è a tutto quello che è pratico, dimenticando appunto la presenza dei sapori e soprattutto quei gusti particolari che hanno fatto ricca anche la nostra cucina. A questo proposito, in mostra nei sotterranei delle mura ci sono tanta varietà di pomodori provenienti da tutto il mondo e tante varietà di frutta, delle quali in molti non conoscono neppure l'esistenza.